Con una capacità di 30 posti, strutture ecosostenibili e attrezzature moderne e un look divertente ed elegante, è stato presentato nella mattinata di lunedì 18 settembre l'asilo nido aziendale Gino Tosolini, posizionato all'interno del comprensorio dell'ospedale di Cattinara. Un progetto che parte numerosi anni fa, quando l'allora direttore generale Gino Tosolini incaricò un gruppo di esperti per studiare la fattibilità circa la creazione dell'asilo. Sono non solo piacere, sono felice di questa scelta e soprattutto della realizzazione. Gino ha fatto il direttore generale, è stato direttore generale dell'azienda ospedaliera allora di Trieste tra il 1997 e il 2002. E uno dei suoi pensieri era che tutti gli operatori sanitari dovessero sentirsi una forza principale per l'assistenza e per tutte le necessità che le persone possono avere nel rivolgersi all'azienda sanitaria. Per poter essere una forza si devono sentire anche in qualche modo un pilastro delle aziende sanitarie, sentire che fanno parte di una comunità che pensa anche al loro benessere. Uno dei motivi per cui Gino aveva pensato di poter realizzare un asilo nido per i dipendenti era esattamente questo: far sentire tutti gli operatori sanitari una parte importantissima di quello che è un'azienda sanitaria. Quindi sono felice che sono passati anni, ma la struttura è stata realizzata. Gli operatori possono così sentirsi parte integrante. Non importa quanto tempo passi, l'importante è che poi le idee in qualche modo trovino le gambe per potersi realizzare. Purtroppo soltanto nel 2001 è stata promulgata la legge di riferimento per disciplinare i nidi aziendali. Dunque negli anni molti sforzi dei promotori sono stati frenati e il progetto non poté decollare. Sono molto contenta che finalmente inauguriamo questo asilo, perché circa 20 anni fa, un po' meno, l'allora direttore generale, proprio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, dei dipendenti, dei molti operatori che lavorano in questa azienda, aveva pensato di dare avvio a questa costruzione. E, abbiamo tutte le procedure, ma quella volta non fu possibile realizzarlo perché ancora non esisteva una legge. Quindi i revisori dei conti ritennero che questa iniziativa non rientrasse tra le finalità aziendali ed è per questo motivo che 20 anni fa non si è realizzato. Le direzioni successive, che si sono avvicendate negli anni, hanno portato a compimento questa iniziativa e la costruzione è stata terminata lo scorso anno. Poi abbiamo avuto la necessità di trovare un ente gestore, quindi Legas, cioè la società regionale, ha fatto le gare e quindi siamo arrivati oggi all'inaugurazione. Il nido in realtà è partito già il 1° di settembre, però lo inauguriamo oggi e speriamo che tutto vada bene e i nostri bambini, e soprattutto noi crediamo che questa iniziativa sia molto utile, perché per le mamme, per i papà, poter avere un nido proprio nel posto di lavoro facilita l'allattamento, facilita la vicinanza, una cosa che tante volte non si pensa. Anche i tempi dello spostamento da casa al lavoro sono tempi di vicinanza, tempi assieme con i propri bambini, quindi anche questo ha un'importanza in una società in cui siamo sempre tutti molto di fretta e tutti molto di corsa. Quando poi nel 2012 sono state avviate le procedure per la progettazione e l'esecuzione dei lavori edilizi, i criteri scelti sono stati inevitabilmente all'insegna della bioingegneria, nell'ottica della sostenibilità e del risparmio energetico. La struttura portante è in legno, molte delle superfici della struttura sono vetrate, sono presenti sonde geotermiche per la regolazione della temperatura, così come pannelli solari e fotovoltaici e illuminazione a LED a basso consumo. Noi abbiamo circa una 53 asili nido, 18 pubblici, 7 privati, convenzionati 13 e 8 aziendali. Tenete presente che il primo nido aziendale è nato nel 1922 e quindi insomma siamo un po' in ritardo, come dire, però la legge non ci permetteva come azienda sanitaria, come servizio pubblico, quindi di attivare un nido per i dipendenti e così via. Poi con la modifica delle leggi finalmente siamo riusciti quindi ad organizzare questa bella palazzina che vedete, è una palazzina che ha caratteristiche di bioingegneria, a bassissimo impatto ambientale, bassissimo consumo energetico, e penso che anche questo sia un aspetto culturale importante fino ai primi mesi e anni di vita.
A sostenere il costo della costruzione è stato necessario l'intervento della Regione, che ha stanziato 620.000 euro a cui vanno sommati i costi per gli arredi. Le attività del nido sono incominciate il 1 di settembre e proseguiranno per tutto l'anno, sabato, domenica e festivi esclusi. L'orario di apertura del nido, con una forbice molto ampia, è scelto in virtù del fatto che vuole rispondere alle esigenze dei dipendenti dell'azienda sanitaria, dell'ospedale di Cattinara e del Burlo in particolare, i quali, dovendo fare i conti con i turni di lavoro, possono così beneficiare di un servizio completo nell'arco della giornata. È un nido che è aperto da lunedì al venerdì tutti i mesi dell'anno ed è questa la differenza. Il nido apre già alle 6 del mattino fino alle 18.30 per dare la possibilità quindi ai genitori, mamma e papà che lavorano, di portare qui i bambini, di averli vicino. Il nido è dedicato in modo particolare ai dipendenti, ai ricercatori, comunque tutti coloro che hanno dei rapporti con l'azienda universitaria di Trieste, ma anche col Burlo. E questa quindi diventa una buona opportunità. E in più, con una convenzione fatta con il comune, abbiamo dato la possibilità di poter inserire anche dei bambini e delle bambine che sono appunto nelle liste degli asili nido comunali. Al taglio del nastro è stata tanta la soddisfazione da parte dei vertici dell'ASUIZ, nonché dei rappresentanti regionali e comunali presenti per l'occasione. La struttura risponde a un'esigenza molto stringente, quella di offrire la possibilità ai genitori che lavorano nel comparto sanitario di poter utilizzare un servizio che in città è molto richiesto, ovvero quello del nido nella fascia 0-3 anni. I bambini saranno suddivisi in gruppi in base all'età e alle loro caratteristiche individuali, allo scopo di creare un contesto educativo che consenta loro di sviluppare le potenzialità affettive e cognitive per imparare a relazionarsi con le altre persone, migliorare la sicurezza e le capacità di adattamento, acquisire e sviluppare progressivamente autonomia e responsabilità. C'è una gamma molto ampia di attività, ovviamente incentrato particolarmente, normalmente sui bambini che vanno da attività normale di gestione della quotidianità, dove i bambini possono apprendere tutta una serie di competenze, fare esperienza più della quotidianità. Ci sono attività laboratoriali che vogliono stimolare le varie competenze e capacità dei bambini, di mettersi in relazione con i loro compagni, perché per molti di loro sono molto piccoli, è proprio una prima esperienza di entrare in contatto, di cominciare a relazionarsi con bambini della loro età. Poi ci sono attività che riguardano l'esterno. Questo nido ha un bel giardino che adesso è ancora poco lavorato, però l'intenzione anche del nostro progetto sarebbe di fare dei piccoli progetti anche di orto, in cui i bambini cominciano a imparare un po' cosa sono le piante, come si semina, come si fa crescere. Poi c'è la cura del corpo, c'è il mangiare assieme. Per i bambini è tutto nuovo, devono tutti in qualche modo imparare i gesti. Un aspetto che credo e che crediamo come cooperativa anche che è molto importante, soprattutto in questi tempi, di tener conto che i bambini si muovono all'interno di un contesto, cioè anche se passano molte ore qua, apprendono anche qui come stare nella società, quelle sono un po' le tematiche, per cui avere materiali, avere una costruzione che tiene conto di una tematica così importante anche per il nostro e per il loro futuro, come quello dell'ambiente, è molto importante, quindi anche creare una consapevolezza su questo anche nei bambini. Mi auguro che si innesca un buon lavoro di equipe che anche per noi diventa un'esperienza arricchente anche in termini di esperienza di sviluppo di progetto pedagogico, educativo, anche se sono molti anni che la cooperativa ha dei nidi, gestisce dei nidi. Poi mi auspico anche che il nido non rimane in qualche modo un'isola a sé stante, ma che si mette in rete con le altre realtà del territorio. Tra l'altro abbiamo una convenzione come nidi anche con il comune di Trieste, con l'area educazione, per cui alcuni posti, 6 posti, sono riservati al comune. Poi i posti che non sono occupati, abbiamo un potenziale di 30 posti, possono essere anche usufruiti poi delle persone che vivono nel territorio, per cui ci auspichiamo che diventerà un nido in piena funzionalità e che verrà accolto bene e usato dalla popolazione, dei lavoratori, ma anche della popolazione del territorio. La cosa meravigliosa è che un asilo accoglie persone,
Le persone sono bambini che fanno parte delle famiglie degli operatori, ma fanno parte di una comunità più larga e quindi l'asilo sarà in grado di mettere insieme i bambini di tutte le famiglie, non soltanto di quelli degli operatori ovviamente. E questo è importantissimo perché l'ospedale è parte integrante della comunità e l'asilo nido è l'espressione dell'integrazione nella comunità delle famiglie diverse.